amici di androidblog.it, ciao a tutti da Alessio. Oggi volevo farvi vedere 5 applicazioni, o meglio 5 giochi che tra di loro hanno la possibilità offrono la possibilità di giocare in multiplayer. Questi 5 giochi sono Angry Words, Sarabanda, Fruity Ninja, 4 player e Multipong. Iniziamo da Angry Words. Angry Words non è altro che lo scarabeo che tutti conoscerete sicuramente, il gioco da tavolo, e dà la possibilità di giocare in multiplayer con un altro giocatore solo online, quindi avrete bisogno di una connessione wifi o, se siete su smartphone, anche di una connessione internet tramite, diciamo, un'offerta dell'operatore. Come si gioca? Semplicissimo. Potete andare al menu dove avete le impostazioni, crea una nuova partita o aggiornare quelle appena fatte, diciamo. Nelle impostazioni possiamo impostare il nome utente, ve lo metto più vicino. Allora, nelle impostazioni possiamo inserire il nome utente, abbiamo la guida, poi abbiamo le preferenze per vedere se volete il suono, le notifiche, il suono notifiche o chiedere conferma prima di giocare. E poi acquistare la versione premium, in quanto la mia è quella gratis. Poi riandiamo un attimo indietro. Ok, basterà sul menu mettere crea una nuova partita, scegliere la lingua che preferite. Ovviamente io ho impostato l'italiano. Possiamo cercare per nome utente, se già sapete che nome utente ha. Gli avversari recenti, quindi tutti gli avversari con cui avete giocato recentemente con gli amici di Facebook, oppure scegliere un avversario casuale. Noi, per esempio, mettiamo di scegliere un avversario casuale e ci ha trovato Angelo de Carolis, questo di qua, e ci darà delle lettere che possiamo scambiare portandole verso sopra e poi premendo sul tasto di scambio. Le possiamo mescolare tra di loro. E dobbiamo innanzitutto formare una parola partendo da questa stella. Per esempio, noi abbiamo una sola vocale e tutte le altre sono consonanti. Quindi vediamo se ci fa scrivere, per esempio, la parola. Scriviamo 3. TRE. Vedete, possiamo fare il pinch to zoom. Mi ha scritto 3, andiamo su gioca. Ci dice che abbiamo 5 punti con questa mossa, noi confermiamo e, come vedete, ci dà 5 punti. E dobbiamo aspettare che quest'altro utente risponda alla partita, che quindi accetta. Oltretutto abbiamo nell'angolo qui in alto a destra la possibilità di chattare con questo utente. Mentre qui sotto le lettere, non so se lo vedete, abbiamo due striscioline dove ci dice il nome dell'avversario, il nostro nome e i punteggi fatti da noi due. Poi passiamo al secondo gioco. Il secondo gioco è Sarabanda. Sarabanda è, se vi ricorderete, del programma fatto da Enrico Papi su Italia 1, non mi ricordo se era su Canale 5. Questo gioco di musica veramente carino. Ovviamente lo scopo del gioco è indovinare più canzoni possibili. Questa versione è veramente fatta bene, molto colorata, ed è veramente semplice. Possiamo decidere i player innanzitutto, e come vedete possiamo scegliere fino a 8 giocatori. Solo che se scegliamo un giocatore, quindi soltanto noi, o due giocatori, quindi per fare il multiplayer, possiamo andare a fare tre modalità: il 7x30,
e i brani o cantanti. Nel 7x30 ci darà 7 canzoni da indovinare in 30 secondi, mentre nei brani ci darà un tot di brani da indovinare in 1 minuto, e nei cantanti la stessa cosa: in 1 minuto indovinare il maggior numero di cantanti. Noi andiamo a provare il 7x30. Ci sarà il conto alla rovescia 3, 2, 1. Andiamo a vedere un attimino che finisce il caricamento. Ok, come vedete abbiamo la parte rossa e la parte blu. Qui abbiamo le 7 canzoni che ancora noi non sappiamo quali sono e i 30 secondi rispettivamente per ogni giocatore. Se noi premiamo pronto, qua su pronto, si avvia il gioco. Andiamo a provare. Un attimino che l'audio è messo abbastanza basso. Andiamo ad alzare l'audio. Ci vuole un attimino. Ok. Andiamo a riprendere il gioco. Riproviamo al 7:30. Dobbiamo riaspettare per il caricamento. 1. Ok, dovremmo esserci, perfetto. Andiamo a riprenderlo. Quindi ci dovrà ascoltare la base musicale, quindi MIDI del karaoke di una canzone, e ci darà 5 possibilità di scelta, dove 4 sono titoli di canzoni, mentre l'ultimo è il passo. Quindi se volete andare avanti senza rispondere a questa canzone. Per esempio, io ho già capito qual è questa canzone, qua ci dà possibilità novembre, briciole, in Italia è cambiare, per me è novembre, ovviamente è esatta, e il pallino si colorerà di verde. Così via, toccherà all'altro. Se mettiamo passo, non si colorerà di niente. Se la sbagliamo, vabbè, giusto, fatta giusta senza neanche ascoltarlo. Ok, se la sbagliamo il pallino diventerà rosso. Possiamo cambiare gioco, decidere i giocatori o uscire. Noi usciamo in questo caso e andiamo a prendere il terzo gioco, Fruity Ninja. Fruity Ninja sicuramente lo conoscete tutti. Questa però è la versione free del Tegra, quindi funzionante solo su dispositivi Tegra 2 e Tegra 3. Qua andiamo al multiplayer, possiamo scegliere tra attacco classico e duello zen, dove qua abbiamo i secondi disponibili e qua la difficoltà. Noi andiamo a mettere un classico, possiamo sbagliare fino a 3 volte. E sì, ok, quando sbaglieremo, ovviamente in più possiamo andare a bombe. Vabbè, ok, quindi è il semplice Fruity Ninja, però giocabile con 2 giocatori, mentre l'altra versione, l'altra modalità di gioco, che è il duello, dobbiamo tagliare il maggior numero di frutta possibile nel tempo che abbiamo deciso prima. Come vedete, in questo caso la parte blu è in vantaggio rispetto alla parte rossa e si evidenzierà il punteggio. Ora andiamo a provare. Come avete visto qua, mi è appena spuntata la notifica di Angry Words, che il mio compagno di partita mi ha risposto e ha scritto punto, ha preso 9 punti, quindi è più sopra di me. Vabbè, ora andiamo a provare l'altro gioco, il quarto, che è 4Player. 4Player è un gioco semplicissimo. Ve lo lascio in orizzontale, tanto poco importa. Possiamo da qua creare una nuova partita.
Da qua scegliere il livello, quindi se metterlo medio, difficile, folle o facile, col punto interrogativo dico, ma che cosa vuoi dire? E qua il numero di giocatori, quindi fino a 4 giocatori. Noi per semplicità ne mettiamo 2 e andiamo a creare una partita. Possiamo, ok, qua ve lo giro, possiamo decidere i giochi, dove abbiamo 28 giochi e selezionare quelli che più ci piacciono. I punti per round da 1 fino a 1 milione, cioè non vi spicciate più se mettete 1 milione, quello sicuramente. Altre opzioni dove possiamo scegliere se avere meno attesa, se avere una sequenza casuale dei giochi, se aumentare la durata dei giochi, se cambiare lingua, se vogliamo mettere la possibilità cliccando di andare al prossimo gioco, la vibrazione è il continua più salta. Noi andiamo a provare a iniziare la partita. Come per esempio qua dice vedete un animale, appena vedete un animale o voi o il vostro avversario, cliccando su rispettivamente sui propri pulsantoni, spunterà verde se giusto, rosso se sbagliato. Cliccando al centro potete mettere in pausa e riprendere il gioco oppure passare al gioco successivo. Qua dobbiamo trovare 5 oggetti diversi, per esempio. Noi proviamo a cliccare 5 oggetti diversi, non ci sono, però, come vedete, è rimasto rosso. Quindi arriverà alla fine del gioco e deciderà chi avrà vinto con il maggior punteggio. Vi darà un punto se la risposta è esatta, vi toglierà un punto se la risposta è sbagliata. L'ultimo gioco che volevo farvi vedere è Multiponk. Multiponk, molti di voi forse lo conosceranno per parte iOS, quindi su Apple. Anche qua la versione smartphone offre meno opzioni in quanto potete giocare massimo a 2 giocatori, per tablet fino a 4. Noi mettiamo 2 giocatori e avete la possibilità di scegliere se Classic, Flash, Crazy, Baby, Death Ball. Noi mettiamo Crazy, quindi pazzo, e iniziamo il gioco. Il gioco si muoverà da qua. Ecco. Ecco, vedete. L'ultima, quello che conta è l'ultima pallina, quindi man mano che l'ultima pallina entrerà o da voi o dal vostro avversario, vi toglierà una vita. Avete 3 vite disponibili in totale. Cliccando, metterete in pausa, potete rientrare nel gioco, restart, quindi ricominciare da capo. Togliamo un attimo l'audio. Ok, ricominciare da capo o uscire. Noi usciamo, vi faccio vedere anche la parte giocatore singolo. Giocatore singolo, potete giocare contro in sostanza il computer. Vincendo, man mano che farete entrare la pallina nella porta dell'avversario, andrete ad arrivare fino a uno stage, mi sembra che sia un 23 se non erro. Fino a 24, quindi ogni 8 livelli avrete un mostro da superare. Quindi questi qua sono i 5 giochi che volevo consigliarvi oggi. Se ne conoscete altri, potete scriverli qui sotto nei commenti. E niente. Vi do appuntamento alla prossima video recensione, come sempre seguiteci sul blog e sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti!